Da questo mese Zotigram è anche su YouTube. Le 10 foto più zotiche che questo mese, tramite l'hashtag Zotigram, questo, hanno contribuito a trasformare Instagram e la sua patina fighette hipster da questo. La mia generazione è una merda, Bologna è una merda, le donne sono una merda, gli aperitivi fanno tutti merda. Gli aperitivi. I vestiti e i bicchieri di plastica mi hanno... Ah, questo! Decisamente meglio. Dario Pistritto in decima posizione con questa splendida foto, vai! Dopo l'orrendo remake di Supercar dove c'è il figlio mezzo finocchio, mezzo fighetto di Michael Knight, mi sa che rischiamo che ci sia un ritorno di Baywatch con travoni e discoteche di seconda categoria. In una posizione troviamo Letizia Sci con questo capolavoro. Cosa avrei voluto dire? Ah, non volevi dire niente? Però il filtro è figo, tranquilla, bello, ci sta, numero uno. Posizione numero 8 troviamo Carion 11 con questo, come dire, capolavoro. C'è un costume da banana gigante, il simbolo di Superman, ti abbracci due tipe, va bene il complottismo, i messaggi subliminali della Walt Disney. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopa, lo ricordi signor? In settima posizione troviamo Faldec, comunque scritto qui, che ci manda questa foto qui. Non abbiamo ancora capito se si tratta di un raduno di sosia di Rocco Papaleo o se fossero solo finite le lamette della barba, qualcosa del genere. In posizione 6 abbiamo il nome della rosa, ci manda questa qua dietro. L'hai vista la giapponesina che è perversa? Esame rettale bovino con tanto di testicolo bronzato che non viene calcolato per nulla. È perversa, però noi italiani stiamo sempre molto più avanti. Ve la ricordate cicciolina? In quinta posizione troviamo sempre Faldec, quello lì di prima, insomma, che ci manda questa foto. Ora, che l'Ape Cross sia il mezzo del futuro e il miglior mezzo mai costruito, non ci sono dubbi. Focalizzati sul tipo, come cazzo ci deve entrare lui dentro quell'Ape Cross? Posizione numero 4 ci abbiamo Mark 12 Pad. Cazzo di nome ha questo? Boh. Che ci manda questo capolavoro qui. Guardalo bene, te lo lascio qui. Renato Pozzetto sarebbe orgoglioso di lui. Vediamo la scena, vediamola, dai. No mamma, lasciamo perdere, va, è un lavoro pericoloso, lo faccio fare in officina. E finalmente si arriva sul podio. In terza posizione, quindi nel gradino più basso, troviamo, questo lo devo leggere, Onipgfl. Penso la cosa più zotica sia il nome di questo tipo qui. Comunque, non è tanto zotico la torta a forma di chiappe col perizoma che volendo ci sta, addio al celibato, queste robe qui, quanto la scritta auguri calogero, che più che zotica è inquietante. Già ce lo immaginiamo questo calogero, uno splendido, fantastico, un pazzesco, numero uno, lo voglio conoscere, portatelo qui! Secondo gradino del podio, Samuele underscore 09 ci manda questa foto qui, guardala! Ragazzi, i vecchi, quando gli fai le corna, non pensano al rock and roll, spacca frate, bella! Quelli menano e lui si è accollato sto rischio, numero uno Samuele 09. E arriviamo al vincitore, Matteo Dess. Si aggiudica una maglia Bob bella bella unta fresca con questa foto. Vai! Curva nord o curva sud? Sicuramente sarà contraria alla tessera del tifoso. Abbiamo l'onore di presentarvi in anteprima per Zotigra il primo esemplare di cane ultra tamarro nella storia. Un gatto nero in croce gridando porco zio, chiese a mamma sua di chi son figlio io. E la classifica delle 10 foto più zotiche che hanno invaso Instagram sto mese è finita. Ci vediamo il mese prossimo, voi dovete partecipare, dobbiamo distruggere questo cazzo di social network patinato fatto di gente orribile, hipster, bici, scatto fisso, filtri, cose. Maneggiamo. Per partecipare basta usare l'hashtag Zotigram. Ma non è finita qui, ci sono altre 20 foto che ti aspettano. Vai a questo link qui, o se sei già sulla pagina guardale sotto. Zotigram, quando gli zotici usano Instagram.